l'economia del gioco, soprattutto in fase di non possesso, non ha pagato come forse lei sperava. Praticamente si è determinato in qualche modo, perlomeno a mio avviso, una sorta di precario equilibrio tra le due fasi. Ecco, lei ritiene di dovere apportare qualche modifica in questo senso, soprattutto ovviamente al centrocampo? No, la sua analisi è corretta. In questa partita non c'è stato equilibrio, non c'era equilibrio nostro, non c'era equilibrio loro, ti portava il gioco ad aprirti da una parte e dall'altra. Mi piacerebbe far vedere delle situazioni dove devo chiedere non andare perché, cioè porto un esempio, attaccano loro, attaccavano in massa i tre e i due interni, sempre in avanti, e rimaneva 5 contro 5 sempre. Riprendiamo noi la palla, ripartiamo noi, devo dire Gavazzi fermati perché sennò ci sbilanciamo o devo provare ad andare a far male. Questo è l'equilibrio di una partita anomala, strana nel suo svolgere. Nel contesto generale non deve mai succedere, una squadra deve essere sempre molto equilibrata. L'equilibrio della squadra non me ne deriva i nomi o i giocatori che più o meno offensivi sono in campo, lo deriva le distanze con i reparti che la squadra riesce a mantenere e l'equilibrio dei reparti, ne determina tutto questo. Quindi la partita a Salerno sicuramente non è stata una partita equilibrata, parlo tatticamente, c'era un disequilibrio troppo nella voglia, secondo me, di andare a vincere la partita. Era un derby sentito, la squadra ha cercato di dare, forse anche per eccesso, un qualcosa di più, che magari con un po' di razionalità, che deve essere la cosa principale che io chiedo alla mia squadra, non c'entra l'Avellino, Salerno cerca in generale di essere equilibrati. Poi i nomi non hanno importanza e nemmeno le caratteristiche, se uno si impegna a fare quello che deve fare. Sbagliato io. Cioè, probabilmente andava sentita la domanda, non me la ricordo, c'era la domanda del collega, capisco anche la sua rabbia del momento, cioè, però forse io lo dico, cioè la gliela faccio, no, un no. Le faccio un assist. No, no, la ringrazio. La ringrazio. E chiaramente si riprende l'ultima parte, era una provocazione del collega di Salerno. Avevo difeso fino in quel momento Mokolu, se si ricorda, che era stato attaccato, ha detto che non era e tutto, ha detto che nella nostra rosa c'è anche un giocatore che dopo mi dovevo fermare lì, e invece preso da quella tensione che c'è post partita ho sbagliato, ho chiesto scusa prima ai miei giocatori, punto, perché è sbagliato. Io che mi creda raramente mai, perché cerco sempre di non parlare dei singoli, veramente forse ero anch'io in derby, perché sono nelle dichiarazioni, cerco di essere molto molto equilibrato e non mi è mai successo in carriera mia di citare il nome di un calciatore, non l'ho mai fatto nella mia carriera, è la prima volta che mi succede, quindi io ho chiesto scusa ai giocatori, non è una scusante perché altrimenti sembra è offensivo verso chi gioca, ma era al termine di un ragionamento su una domanda a cui avevo risposto, difeso la mia squadra, difeso l'attaccante che era stato un pochino messo in il suo nome così non in positivo e portato avanti, sempre sbagliando, lo riconosco. La prima parte... No, beh, ma D'Angelo ci potrebbero essere un paio di cambi in questa partita. Adesso ho qualche ora, io sapete che la formazione la do tranquillamente quando sono convinto, quando ce l'ho, potrei darvela a 9 undicesimi, ma un paio di dubbi ce li ho, uno è in mezzo al campo. E lo dico subito però tranquillamente, che non è per una questione che abbiamo appena detto adesso di equilibri particolari, no, non è perché altrimenti porto un esempio degli interni, Gavazzi e Zito sono due interni offensivi perfettamente
consapevole di tutto questo, ma io li ho avuti per 6 mesi a Terni e ho giocato con loro come interni, quindi so benissimo cosa che mi possono dare, e non avere nemmeno l'incontrista che può essere Larini di turno in mezzo al campo. Quindi è sempre una squadra come si muove, se fanno le cose che devono fare, l'equilibrio c'è, lo troviamo, consapevolezza di avere magari un esterno che spinge un momento in meno rispetto a partire sempre. Cioè, sono letture sempre di equilibri di squadra che vengono gestiti. Per quanto riguarda solamente nelle ultime partite di precampionato, forse l'ultima di Coppa Italia, no, nemmeno, perché a Palermo non c'era né in casa, avevo a disposizione avevo Schiavò, è arrivato Gidai, ma non c'era D'Angelo, quindi anche queste, diciamo, situazioni che chiaramente con le ultime amichevoli sono andato a vedere. Quindi, c'è anche la possibilità di poter variare qualcosina anche in mezzo al campo. L'unica cosa l'altro c'era l'uomo dietro le punte che potrebbe essere Zito Marazzi, questo mi insigne, Sumaré. Sempre Sumaré. Sì, no, no, dipende appunto se sposto qualcosa lì nel mezzo. Anche se lo dico tranquillo, per me Roberto Insigne ha fatto una partita per 70 minuti straordinaria a Salerno. In fase di copertura e anche in fase propositiva ha smistato tantissimi palloni, è quello che ricopre il ruolo di trequartista meglio di tutti. Tengo a precisare che per me trequartista non è sempre solo il rifinitore, tante volte può essere l'incursore, può essere il giocatore di raccordo con il centrocampo, quindi un centrocampista proprio classico, se voglio essere leggermente più equilibrato, non giocare con tre giocatori un pochino più offensivi. Quindi è sempre questione di equilibri, è questione anche in una partita di quello che vai maggiormente alla ricerca. Ma parliamo di sfumature però. Massimo, che tipo di squadra aspettando? Modena, io ho visto la partita con il Vicenza dove hanno perso in casa, ma credete a me, c'è una squadra solo, ha giocato, ha dominato, è stato in Modena. E mancavano Granoccia, che è il capocannoniere, mancava Cionek, mancava Calapai e mancava Giorico in mezzo al campo. Parlo di una squadra base che ha giocato nelle Coppe Italia, nelle partite precedenti. Gioca un 4-3-3, molto dinamico, molto compatti. Giocano sulle fasce laterali, soprattutto con Rubini a sinistra, dove spinge moltissimo e mette dentro tanti cross. E dove si buttano proprio dentro gli esterni e gli interni a chiudere sempre le azioni. Una squadra rocciosa, fisicamente abbastanza prestante, soprattutto in difesa, e davanti ha delle individualità, Luppi, Nizzetto, importanti. Mister, per completare, tornando un attimo al discorso del centrocampo, che in realtà è quello che preme di più, perché è quello che una volta azzeccato, diciamo, nelle varie pedine, è quello che produce gioco e che poi garantisce anche la fase di non possesso. In questo senso, io avrei curiosità e le chiedo appunto, Bastien, il ragazzo che è venuto dal Belgio, visto che noi purtroppo non stiamo seguendo questa settimana, non ci è stato possibile seguire gli allenamenti perché per le porte chiuse. In realtà anche il martedì io personalmente non c'ero, quindi non ho seguito. Insomma, la mia curiosità, questo ragazzo sta inserendosi pian piano nei meccanismi della squadra e se può darle qualcosa addirittura già da domani. No, si sta inserendo anche bene, perché uno che sa giocare a pallone non ha grossi problemi. Però tra lingua e alcuni meccanismi di inserimento proprio tra la linea del centrocampo, il centrale davanti alla difesa soprattutto, che ha un ruolo un po' particolare, un po' difficile da interpretare, c'è ancora bisogno qualche settimana. Anche ieri, finito allenamento, mi ha fatto molto piacere, lui stesso mi ha chiesto di alcune delucidazioni, ci siamo fermati proprio 10-15 minuti aggiuntivi perché dei tempi di fase difensiva in maniera particolare deve assimilarli, che sono dei meccanismi. Il calcio è molto semplice, no? Però ci sono quei due o tre meccanismi che devono essere assorbiti bene, e un altro piccolo aiuto spero che gli arrivi dalla lingua, che impari più velocemente possibile, perché chiamare tuo, mio, uomo, vai, copri, sono paroline piccole ma essenziali poi anche in campo per aiutarsi uno con l'altro. No, due curiosità, la prima sarà anche una sfida tra allenatori, perché Crespo è alla seconda macchina in Serie B, lei se non era la 233esima. Sono vecchio, proprio. No, non era proprio. Beh, era anche una sfida, insomma, una battuta su Crespo.
E poi non c'è bisogno, ma i tifosi che sono stati splendidi a Salerno, veramente, insomma, un appello a loro per fare vedere che vogliono stare. Allora, beh, su Crespo facciamo in bocca al lupo per quello che sarà la sua carriera, per vedere come ha messo giù la squadra in queste due partite che ho esaminato, l'ha messa giù molto bene, quindi sicuramente ha fatto calciatore ad altissimo livello, quindi un po' di esperienza sicuramente ce l'ha. Ha allenato la primavera, come anch'io quando ho iniziato, partiti dalla gavetta, questo mi fa molto piacere e quindi gli auguro in un futuro, da dopo domani, di far bene con la sua squadra. Per quanto riguarda i tifosi, non è la appelli da fare, la tifoseria si è dimostrato un grande entusiasmo, una grande vicinanza a questa squadra nelle partite amichevoli, nelle partite di Coppa Italia, c'è sempre stata vicina e a Salerno. Il mio rammarico reale, io non sono un populista, lo dico tranquillamente, però è un rammarico reale non dare soddisfazione in queste partite ai tifosi, che alla fine per noi c'è una partita dopo da affrontare, invece queste partite rimangono dentro. L'appello di darci una mano, soprattutto proprio in questi momenti un po' di difficoltà di inizio stagione, in un qualcosa di anche di rinnovato, perché c'è un qualcosina. Noi da parte nostra in campo faremo di tutto per vincere la partita e poi alla fine essere quello che loro ci chiedono, chi lotta. Io ho sempre detto che su una cosa, al di là di prendere responsabilità mie, tecniche, tattiche, di scelte, questo è il ruolo mio, le critiche, tutto va benissimo, non c'è problema di quel tipo, ma su una cosa garantivo era l'impegno di avere sempre una squadra motivata. Poi delle volte si può giocare bene, delle volte un po' meno bene, questo lo metto davanti a tutto, perché altrimenti il calcio che gioca sempre bene non esiste e tutto. Invece deve sempre esistere un cuore di una squadra, deve sempre esistere il rispetto di una professione, deve sempre esistere il rispetto della maglia. Ecco, allora, il rispetto della maglia e giocare con il cuore per la maglia, per la squadra, per noi stessi, significa, sono sicuro che alla fine dare soddisfazione ai tifosi e di chiedere quello che loro pretendono. Quindi io spero di essere noi in campo, che la squadra sia in campo la prima a creare quell'entusiasmo necessario. E poi spero, torniamo alla prima domanda, di non risentire troppo di questa partita negativa.